un parco avventure situato in Valle d'Aosta adatto a grandi e a piccini. Arrampicarsi sugli alberi può creare veramente adrenalina. Ti consiglio per la visione di questo video di attivare i sottotitoli in italiano. Sigla. On est à Imaville, parcours d'Acobranche de Imaville. Et qu'est-ce que c'est un parcours d'Acobranche? C'est un parcours qui se développe sur les arbres. L'activité se déroule d'été, donc les personnes qu'on voit passer ici et qui s'amusent sur le parc sont de toutes nationalités, principalement italiennes, mais bien sûr hollandaises, françaises, suisses, de la Belgique et quelquefois même des Israéliens. Je ne peux pas définir un âge moyen parce qu'on a personne de tous les âges qui se confrontent à l'activité. On a à partir de 5 ans jusqu'à 40-50 ans. Ciao, sono Andrea, 12 anni. Oggi sono andato al Parco Ventura. E la prima cosa che mi ha fatto paura è che era alto. Sì, mi hanno messo l'imbragatura e così mi sentivo molto sicura. Quando sono salito c'era un altro ragazzo con me che mi aiutava. Sì, mi è piaciuto molto. Quello che mi ha fatto più paura è stata la liana, perché era alto. Sì, devo buttarmi e ho paura. Quello che mi è piaciuto di più è stato il ponte tibetano. Sì, ci andrei con i miei amici perché è molto divertente. Non ero da solo, ma c'era mia sorella Alice. L'activité d'acrobranche est bien semblable à l'activité sur les voies ferrées pour certains aspects. Les aspects qui les collègues sont surtout l'attention à l'utilisation du matériel pour garantir l'activité en toute sécurité et aussi l'auteur qui engage, disons, un bon pourcentage de personnes parce que pas toutes les personnes se rendent compte du fait que confrontées à l'auteur, elles ont quelques problèmes. Ciao, sono Samuel Chuck, sono contento che tu abbia visto questo video. Se ti è piaciuto puoi mettere un mi piace qua sotto e magari potresti anche iscriverti al mio canale, sto preparando dei video davvero eccezionali per te. Ti basterà cliccare sull'icona qua di fianco rotonda, quella con la mia faccia, e troverai anche due riquadri qua di fianco. Quello più in alto ti porterà a vedere un video che tratta lo stesso argomento di quello che hai appena finito di guardare. Quello più in basso invece ti farà cambiare completamente argomento, ma sono sicuro che ti piacerà un sacco. Bene, allora grazie per il mi piace e buona visione. Ciao!